Benvenuti a Top Secret. Questa sera siamo nel campo odontoiatrico. No, perché uno sente denti, dentisti, un pochettino si tende subito, ma in realtà oggi si va dal dentista e non si sente più niente. E la ditta, l'azienda è la Eli Dent Group SPA di Sesto Fiorentino e sono con noi Liano Salvi, amministratore unico e proprietario, lo diciamo anche dell'azienda. No, lei fa finta di niente come lei, invece si è proprietario. E Massimiliano Nessi è responsabile acquisti e anche marketing, giusto? Allora, cominciamo facendo un po' di storia dell'azienda. Quante puntate abbiamo La bisogno? storia lunga. Vabbè, E cerco vabbè, vuol di dire che abbrivarla al più massimo. lunga è, vuol dire che più qualità c'è. Sì, io lo so, tutto dipende dal tempo. Io, finite le medie, non avevo più voglia di studiare. Ecco. Bene, come tutti i ragazzacci, mi A chi lo sarebbe. Ecco, dice? bene. Allora ho deciso, ho parlato ai genitori, mi hanno detto, ma mia madre è tremenda. Bene, mi sono cercato un lavoro, il primo lavoro un fattorino, sono andato a portare i pacchi, è durato quasi 3 mesi, però mi piaceva, sono entrato in un ambiente, questo, e non sono mai più uscito da questo ambiente. Cioè, entrato Pertanto, nell'ambiente del rivenditore di materiale per odontoiatria, ecco, Ma si è per trovato per dentisti. caso? Mi sono trovato nel caso per fare, portavo col motorino dietro una cesta Ma dietro, e pensa. così, vabbè, l'ho fatto per 3 mesi, dopo mi ero appassionato, ho incominciato a aprire tutti quei cassetti dove c'erano tutte cose medicinali, cose, un mondo nuovo che non avevo mai conosciuto, mi sono appassionato. E mi sono messo a fare, diciamo, aiuto magazziniere, c'era un altro che faceva il magazziniere. Da lì poi, piano piano, ho cominciato a conoscere dei promoter che venivano a portare informazione, d'accordo? E da lì sono andato avanti. Sono stato in questa azienda 17 anni. Pertanto, a 18 anni già andavo fuori a vendere come agente, anche se non ero segnato come agente, ma comunque a quei tempi si chiamava in un'altra maniera, ma ho venduto sempre, fino a che a un certo punto, quando ci uscivo la domenica con i miei amici, quello faceva ragioneria, quell'altro faceva il geometra, l'altro, tutti facevano tutte queste cose, io facevo niente, mi ero rimasto alle medie, non mi piaceva. Ho scoperto che c'era, vicino a un laboratorio che servivo, c'era una scuola di recupero. Pertanto ho fatto 3 anni per prendere il diploma odontotecnico, va bene, in modo questo mi ha insegnato tante cose perché ho capito qual era l'articolo di cui si parlava, ho approfondito questo qui. Dopo ho fatto il militare, tornato dal militare, ho preso la maturità odontotecnica, d'accordo, per poter andare all'università. Ho fatto solamente 2 anni di medicina. E poi ho smesso, un po' per problemi familiari, un po' perché facevo sport che mi portava via tempo, un po' per tante altre cose. Quando mi sono sentito pronto, ho voluto mettermi per conto mio, pertanto ho aperto una piccola azienda, un piccolo rivenditore. Ero un buon agente, pertanto ho avuto fortuna e sono andato sempre avanti. Fino ad arrivare ad avere Sì, un'azienda ecco, ora, così doverle raccontare importante. tutti i passaggi, sa, No, ci vorrebbe la tantissimo. sfumo un po' la storia, purtroppo siamo già, abbiamo 12 minuti e quindi dobbiamo. Posto per quello Lei l'ho me l'ha chiesto. detto, lei me l'ha premesso, dice, a tempo. Però abbiamo capito, e io sono molto ammirato di chi comincia facendo il fattorino e arriva ad avere un'azienda, una grande. Questa è la forza di questo paese, a mio avviso. Grande passione Grande di passione. conoscere. I prodotti, parliamo dei prodotti, quali sono i prodotti e diciamo a chi sono proposti questi prodotti? Noi vendiamo tutti i prodotti o quasi tutti i prodotti che vengono consumati in uno studio dentistico e da un laboratorio odontotecnico. Praticamente parliamo dall'anestesia allo strumentario chirurgico, all'endodonzia, al materiale per impronta, per otturazione, per cementare manufatti degli odontotecnici, diciamo monouso, qualsiasi tipo di prodotto, materiale di consumo, fino ad arrivare a piccole attrezzature, tutte quelle piccole
attrezzature che vengono utilizzate in uno studio dentistico, ma che non hanno necessità, diciamo, in fase di installazione di tecnici specializzati. È materiale professionale, per cui parliamo di turbine, manipoli, lampade per polimerizzazione, trapani, quelli che volgarmente vengono chiamati trapani anche. Vabbè. Sì. Però oggi trapani anche quelli sono talmente che non anche fanno quelli neanche più paura. Sì, diciamo che immagino la clientela di riferimento quale può essere. Odontoiatri, medici odontoiatri e laboratori odontotecnici, questi sono i nostri. I servizi che fornite? I servizi che forniamo, noi abbiamo, facciamo distribuzione di materiale, rivendiamo praticamente prodotti specifici per questi professionisti. In passato abbiamo fatto anche servizi di formazione con congressi, con formazione specifica sia per odontoiatri che per odontotecnici, con corsi di aggiornamento, con qualche prodotto anche da iniziare a far conoscere. Questa è stata un po' quello che abbiamo investito tanto nel tempo, a parte i tempi più recenti che è cambiato un po' tutto. Cosa vi differenzia dai vostri competitor? Non è che c'è molta differenza tra uno e un altro, i prodotti più o meno sono sempre gli stessi. Per me l'importante è essere sempre aggiornato. D'accordo. Noi facciamo tante fiere, dove portiamo il nostro banchetto, dove portiamo l'ombrello, si dice, va bene, e portando questo qui ci informiamo, i nostri fornitori sono quasi tutti multinazionali, d'accordo, ci formano e noi poi ne parliamo con i clienti, ne parliamo. Altra cosa è avere sempre un magazzino ben fornito, va bene, certo, che in modo quando vogliono quel prodotto dobbiamo consegnarglielo. Normalmente consegniamo in 24 ore, consegniamo a parte le isole dove ce ne vuole 48 e abbiamo anche dei prezzi molto interessanti, siamo molto competitivi. Questo fa parte un po' della vostra filosofia aziendale, no? Sì, noi vendiamo quasi tutto online oggi e per catalogo. Pertanto anche in questo periodo di crisi che c'è stata, un momento. Come l'avete vissuta la crisi? Diciamo che abbiamo mantenuto un costante rifornimento di materiali nonostante i mesi in cui, specie il lockdown, per i quali ci è stato chiesto appunto di rimanere aperti per continuare la fornitura di prodotti, specialmente per quei studi che avevano urgenze o in qualche maniera necessità di dover intervenire. Per cui grazie anche all'assortimento, al folto assortimento di materiali che abbiamo potuto continuare a fornire, perché gli altri nostri competitor hanno avuto delle difficoltà. C'è il Covid, ma il mal di denti c'è pure. Il mal di denti c'è sempre, ma c'era pochissima reperibilità di prodotti, soprattutto penso a prodotti di protezione individuale, sì, mascherine. Noi abbiamo cercato di, anche contingentando le nostre vendite, ma cercando sempre di accontentare ogni professionista che ci chiedeva materiale per poter lavorare. Certo. Questa è stata un po', come abbiamo affrontato. È stato un momento veramente molto difficile anche per noi, perché era difficile reperire materiali. Grazie ai sforzi, grazie anche al magazzino che comunque avevamo già ben assortito, siamo riusciti a poter superare anche questo momento molto difficile. Quali sono le innovazioni che sono state apportate negli ultimi anni? Allora, ultimamente siccome siamo in un ambiente abbastanza piccolo per noi, ci siamo abbastanza cresciuti, d'accordo, e allora io ho comprato nel 2017 un capannone piuttosto grande, oltre 5.000 metri, lo stiamo ristrutturando. Questo ci permetterà una nuova logistica, in futuro, anche per il futuro, si sta pensando di automatizzare la preparazione degli ordini, in modo da essere più performanti e poter arrivare da dove oggi magari non si stenta ad arrivare nella velocità. Molte volte ci sono delle giornate con picchi di lavoro
va bene, che non riusciamo forse a contentare tutti, vorremmo riuscire ad arrivare a contentare tutti. Certo. E questo qui, l'automatizzazione ci darebbe una grossa chance in più. Può però le far camminare le scatole, i prodotti e non le persone, che è difficile farle camminare. Ma sai che facendo questa trasmissione ho ascoltato molti imprenditori e effettivamente nel momento di crisi qualcuno proprio attacca, invece investe, invece di richiudersi su se stesso. Bene, bene. Ci si difende attaccando in un certo senso. Io ho fatto il calciatore quando ero giovane, allora mi è rimasta questa terminologia. Allora, noi ci chiamiamo Top Secret perché alla fine di questo nostro incontro chiediamo qual è il segreto della vostra azienda. Qual è? Credo che la nostra passione e soprattutto l'ambizione di poter riuscire a soddisfare le esigenze del nostro cliente sia un nostro piccolo segreto. È diciamo, la passione di tanti nostri collaboratori, dei nostri, di aver anche avuto la fortuna di aver incontrato ottimi nostri partner giornalieri che in qualche maniera ci danno la possibilità di poter ambire a soddisfare tutte le esigenze della nostra clientela. Una clientela esigente ma che comunque ha bisogno di professionalità, di serietà e di passione. Mi sembra una bella conclusione, no? Ma voi quando andate dal dentista avete un po' di paura o no? Vabbè, lei poi conosce proprio tutti i segreti. Mi addormento. Ah, si addormenta dal dentista? Poi mi racconta come fa, perché invece io comincio ad aver paura una settimana prima. ma lei conosce tutti gli strumenti, quindi come fa a aver paura? Poi se sono i suoi. Va bene, grazie. È stato molto interessante avervi qui con noi. Grazie dell'opportunità. Alla prossima. Benvenuti a Top Secret, la trasmissione che potete seguire sul canale 821 della piattaforma Sky il lunedì e il mercoledì alle 20. E sono con noi oggi mamma e figlia, Cristina Fangucci, amministratore unico, e Beatrice Fangucci, responsabile amministrativo dell'azienda che si chiama Fangucci, casualmente, SRL. Quindi Beatrice, la figlia, ha in mano la cassa. E questo già, ma non litigate mai voi? Assolutamente no. Mai? No. Ma che strano, mamma e figlia. Comunque, vabbè. Assolutamente. Andiamo avanti, poi magari scopriremo qualcosa. Allora, di che cosa si occupa l'azienda Fangucci? L'azienda Fangucci si occupa dal granulo di plastica al prodotto. Parliamo di detergenza. Sì, al detergente sullo scaffale. Ah. Praticamente la nostra azienda ha una filiera completa, quindi noi prendendo il piccolo granulo, soffiamo il flacone, lo portiamo all'imbottigliamento, all'etichettatura, viene preparato, stoccato e poi portato nei supermercati. Ah. Quindi filiera completa, dal granulo al prodotto nel supermercato. Come nasce l'azienda? L'azienda è nata nel 1937 dal mio bisnonno, con un piccolo negozietto a Velletri, dove vendeva dei piccoli pezzi di sapone scala, cose di questo genere. Il sapone scala, me lo ricordo, mi ricordo il profumo meraviglioso. Poi durante la guerra Velletri fu quasi completamente distrutta e presero un locale che si era salvato dall'altra parte del corso di Velletri. Quindi là entrava in gioco anche nonno, nonna e tutto quanto, e vivevano con la vendita di piatti, bicchieri, sapone, scaglie di soda e tutto quanto il resto che serviva. La varecchina, certo. La vecchia varecchina che veniva tenuta dentro delle cisterne costruite con dei mattoni e lì venivano le persone, soprattutto nel dopoguerra, a prendere la varecchina con la bottiglia di vetro. Quello che oggigiorno è la spina che sta tornando di moda, già andava
Poi bisognava stare attenti con la varichina, perché toccarla non si poteva, no? Era pericoloso abbastanza. Insomma, sì, quindi venivano prese delle brocche con l'imbuto, veniva tutto travasato, erano altri tempi. Eh sì. E il bisnonno, vero? Il bisnonno, poi è andato tutto a mio nonno e mio padre. Nel 1970 papà ebbe l'illuminazione con le prime macchine per fare le bottiglie in plastica. Mm. Quindi era un via vai continuo tra Velletri e Bologna, perché il primo fabbricante di macchine per le bottiglie era Bologna. E quindi noi piccole che andavamo con papà avanti e indietro. E da lì poi c'è stata l'evoluzione. Oggi siamo un'azienda 4.0, certo, quindi con macchinari altamente tecnologici, tutti quanti collegati a un sistema informatico. E quello che siamo noi oggi. Ma se io vi dico che non ho la minima idea di che cosa sia 4.0, che io sono purtroppo appartengo al paleolitico. Allora, quindi l'industria 4.0 oggigiorno è proprio l'evoluzione tecnologica delle macchine, che non solo sono collegate tutte ad internet, ma sono collegate anche al gestionale interno dell'azienda. E quindi qualsiasi anomalia, qualsiasi dato che il macchinario può produrre, l'abbiamo direttamente già sul nostro gestionale. Quindi direttamente dall'ufficio il nostro direttore tecnico riesce a controllare il macchinario, la produzione, qualsiasi tipo di anomalia, qualsiasi disfunzione o comunque sia problematica che si può trovare dentro un'azienda, riusciamo a vederlo direttamente dal gestionale. Questa qui è l'evoluzione, diciamo, del 4.0. Qualcosa ho capito anch'io, non tutto, ma qualcosa, ma studierò. E quali sono i punti di forza dell'azienda? Il nostro grande punto di forza è la famiglia. Siamo, oggi come oggi, siamo 30 in azienda, però ecco, sono io, mio marito, i miei figli, mio cugino, i miei nipoti, mio cognato, quindi siamo in famiglia, e in più tutti gli altri dipendenti. Ho dei ragazzi stupendi, fantastici, alcuni sono 33 anni che lavorano con noi. 33 anni? 33 anni che lavorano con noi, altri sono entrati piccolini, ragazzotti, si sono sposati, hanno avuto i figli, adesso i figli sono cresciuti e sono ancora lì con noi. Ho un gruppo di ragazzi fantastico. Questo è importante. Quindi noi siamo, è come la seconda famiglia. Si conosce tutto di tutti, dei ragazzi nuovi, perché poi c'era la vecchia generazione che lavorava con papà. Poi sono 3 anni che abbiamo preso noi l'azienda, perché papà ormai è andato in 80 anni, ha deciso di andare in pensione. Beh, e quindi neanche diritto. È ancora presente. Ancora, ah, sì, è ancora presente. Sì, 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 sì. Il suo know-how è importante per l'azienda. Certo. Perché? Senta, ma visto che io ho detto, sostengo da sempre che il potere è alle donne, da sempre ce l'avete. Cioè, lei ha parlato di suo marito. Sì. Ma adesso me lo può dire, ma l'avete fatto fuori? No, non l'abbiamo ancora fatto fuori. Anzi, è una figura che è mitica, ma non. No. Anzi, c'è. È il fulcro. Lo so. È una grande colonna. Della parte tecnica se ne occupa lui interamente. Ma perché io ho sentito parlare di questa Fontana Rosa. La Fontana Rosa. Che cos'è questa storia? La leggenda della Fontana Rosa. Ma allora, la Fontana Rosa è nata da una richiesta un po' particolare che è arrivata all'azienda durante una delle feste folcloristiche di Velletri, la festa dell'uva. È partita con quest'idea, sapendo che nonno faceva questi primi prodotti, quindi aveva anche dei coloranti, ha utilizzato il nostro colorante, che è alimentare e quindi sostiene anche il green, per colorare proprio la fontana centrale di Velletri. Inizialmente è partita con la festa folcloristica e successivamente è stata utilizzata anche per il mese della prevenzione del tumore al seno. Ah. Durante il mese di ottobre è stata riutilizzata sempre come sfumatura, proprio a simboleggiare la donna e tutto ciò che è la prevenzione. Avendo anch'io avuto un tumore al seno, quindi era una cosa che noi sentivamo molto. Lo sentivate molto, certo, sì. Certo. Bene, siamo felici di vedervi qui comunque.
in buona salute. Certo. Ecco. Allora, quale mercato avete? Il nostro mercato, l'80% è sui prodotti a marchio, praticamente ci vengono commissionati detergenti sia linea casa che linea professionale con il marchio. Oggi come oggi abbiamo grandi supermercati, serviamo una grande potenza a livello di supermercati, ne ha più di 120 in Italia. Quindi lavoriamo specialmente a marchio. Poi, da quando c'è stato l'anno scorso il primo lockdown, abbiamo iniziato a spingere anche il nostro marchio e lì ci siamo molto riorganizzati. Diciamo che stiamo anche espandendo i nostri orizzonti sul mercato estero, soprattutto col marchio nostro. Infatti stavo vedendo Svizzera, Cina, Polonia. Bene, bene. Ecco, a questo proposito, come avete vissuto la pandemia, questa crisi, questo momento? Primo lockdown è stato un piccolo colpo al cuore, perché non si sapeva se uno poteva lavorare, comunque sia c'erano tutti i nostri ragazzi che stavano sulle spine, che facciamo, che non facciamo. Poi sia mamma che papà hanno preso in mano tutta la situazione, si sono riorganizzati mentalmente, psicologicamente, anche grazie alle nostre forze, e hanno ristrutturato completamente l'azienda per quello che era la necessità del mercato. Quindi tutto ciò che era un igienizzante che poteva essere utile a tutti l'hanno prodotto, messo sul mercato nel più breve tempo possibile e siamo sopravvissuti. Ma quello che viene fuori quando, parlando con le imprese che vengono qui a trovarmi, è che durante i momenti di crisi spesso si prende l'abbrivio, la rincorsa per non richiudersi su se stessi, ma invece investire proprio in questi momenti. Sì, abbiamo investito molto, perché chiaramente cambiando completamente tutto il nostro ciclo produttivo dovevamo aiutare più persone possibili in questo periodo così brutto. Ci hanno dato anche una forte mano le forze dell'ordine, che ci hanno suggerito, consigliato, richiesto determinati prodotti, e quindi l'azienda si è anche riorganizzata su questo punto di vista qua. Magari con un piccolo suggerimento papà si è rimboccato le maniche, ha studiato, ha visto le normative e si è riorganizzato su, anche per metterlo a disposizione di tutti. Progetti futuri? Me li avete già un po' accennati, ma progetti futuri? Progetti futuri, continuare sempre volando basso, e vogliamo rendere l'azienda sempre più green. Oggi come oggi, quando facciamo un flacone, soffiamo un flacone, il 50% della plastica è tutta riciclata. Quindi quello che per una persona può essere un rifiuto, per noi è materia prima. Tutti quanti i nostri macchinari riutilizzano completamente. Noi non abbiamo scarti di produzione in plastica, noi non abbiamo residui dall'imbottigliamento, noi riutilizziamo tutto. Quindi noi vogliamo essere l'azienda green al 100%. Bello, bellissimo, sono molto contento di questo. Allora, Top Secret si chiama la nostra trasmissione, perché a questo punto io chiedo, qual è, chi me lo dice, la mamma o la figlia, qual è il segreto dell'azienda? Il segreto dell'azienda è non dimenticare mai i miei nonni da dove sono partiti, quindi da una piccola cosa, da una piccola entità. Quindi ciò significa volare sempre basso, tenere sempre i piedi per terra, e poi fabbricando detergenti, papà mi insegna, la qualità nel tempo paga. Tu fabbrichi detergenti, delle massaie vanno, comprano il tuo detergente, lo provano, se lavano i piatti e il piatto non è pulito, il detergente non te lo compra più nessuno. Quindi la qualità nel tempo paga. E poi avere sempre un buon rapporto qualità-prezzo. Io lavoro in teatro e il meccanismo è lo stesso. Se lo spettatore è contento torna, se no non torna più. Più o meno è quello, no?
Va bene, allora la prossima volta che andrò al supermercato e comprerò un detergente, io dirò alla cassiera, guardi che io le conosco. Grazie. Grazie per essere state con noi. Buona Grazie serata. Arrivederci. No, 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 no,